Ciao a tutti ragazzi, io sono Gabronx, bentornati nel canale di Total War Games Italia. Siamo di nuovo qui con la nostra campagna con il Regno di Sicilia su Bellum Crucis e come potete ben vedere la situazione è decisamente cambiata rispetto all'ultimo video. Abbiamo Pola, siamo in pace con i veneziani, siamo in pace con i genovesi, abbiamo un papa che appartiene al nostro regno, il terzo eletto consecutivamente perché gli altri due papa sono morti subito. Ma erano sempre del nostro regno, è la terza elezione di fila che vinciamo. Raccomando la Chiesa Cattolica, abbiamo ottenuto di nuovo il rispetto del Papa, chiaramente. Abbiamo istituito un piccolo blocco navale, abbiamo sviluppato tantissimo il regno, siamo alleati dei tedeschi con correlazioni 9 su 10, ovviamente perché abbiamo elargito molti soldi, ma molti molti, e stiamo continuando a pagarli. Relazioni 7 su 10 con Pisa e 8 su 10 con il Papa. Non abbiamo nessun nemico. Non abbiamo nessun nemico. Ora volevo attaccare Milano, ma i genovesi sono anch'essi alleati coi tedeschi. Questo soldato dell'impero vi saluta. Scusate, non sono troppo convinto che i tedeschi, anche se hanno 9 su 10, si schierino dalla nostra parte. Se i tedeschi non si schierano dalla nostra parte e infrangono l'alleanza, siccome Bellum Crucis è una mod, è successo più di una volta che una volta infranta un'alleanza non sono riuscito a ripristinarla perché l'opzione scompariva dalla lista della diplomazia, non potevo proprio più selezionare l'opzione alleanza. Quindi onde evitare di incontrare un bug che può veramente decidere le sorti della campagna e farci entrare in guerra con i tedeschi, non con chi, cioè non con i genovesi che siano tra città 400, no, con i tedeschi, quindi vorrei evitare un rischio del genere perché potrebbe capitare, non si sa mai. Io preferisco aspettare un po', nonostante Pisa sia entrata, nostra alleata, sia entrata in guerra con i genovesi. Ok? Allora, ora però voi vi starete chiedendo, ma perché sono passati così tanti turni? Siamo all'85esimo. Perché ho avuto dei problemi nelle registrazioni, sia a livello proprio di registrazione, ci sono stati dei problemi che ho risolto, e sia a livello di contenuti, sia a livello di durata. Ho registrato due episodi da 50 minuti, entrambi cestinati. Uno perché presentavano entrambi lo stesso problema, due perché i contenuti erano completamente assenti. L'unica battaglia era quella di Pola, assedio che abbiamo vinto molto molto facilmente e che siamo riusciti a conquistare grazie all'elezione del nostro Papa, che ha chiuso un occhio su qualche battagliuccia, su qualche invasione da parte nostra nei confronti dei veneziani. Ovviamente ha protetto il suo regno. L'ultima tregua dei di molto tempo fa, non mi ricordo neanche di quanti turni fa, perché abbiamo iniziato a gestire esclusivamente il regno e sta andando veramente a gonfie vele il regno, ragazzi. E niente, non abbiamo più dichiarato guerra a nessuno. Adesso io vorrei veramente attaccare i genovesi, ma sono alleati dei tedeschi. Io non mi fido. Io È aspetto un onore che servirvi. succeda qualcosa grazie alla quale io riesca ad attaccare i genovesi, insomma, perché Milano mi serve, anche Genova possibilmente mi serve. Comunque Milano ci serve. Però i tedeschi, secondo me, non ci assistono in battaglia perché sono alleati da più tempo con i genovesi rispetto che con noi. Quindi Per quanto riguarda i Balcani, qui ci sono i Magiari, ovvero gli Ungheresi, e qua c'è Venezia con le sue ultime due città, è neutrale, abbiamo fatto una pace perché il Papa mi aveva mandato un ultimo tregua dei con queste croci, avevamo 8 croci su 10, anzi 9 croci su 10, ma aveva inviato un tregua dei con Venezia, va bene, dopo ho conquistato Pola, ma vabbè. Allora a quel punto niente, ho detto, vediamo se Venezia accetta una pace incondizionata, lo ha fatto, e come ha accettato la pace ha iniziato a battagliare con gli ungheresi. Per quel che riguarda l'invasione dell'impero bizantino, io pensavo di iniziare via mare e non via balcanica, perché se vado nei Balcani dopo gli ungheresi mi attaccano e non mi piace questa cosa. Allora preferisco prendere questo esercito qua, potenziarlo un pochettino quanto Ordini. basta, per poi mandarlo appunto ad invadere i nostri Vostra nemici Maestà. giurati, che Avanti così. sono i bizantini. Sono
sono anche quelli di Venezia, i bizantini, però adesso Venezia è in una condizione non ottimale, diciamo, l'abbiamo danneggiata. Niente, l'economia va tutto a gonfie vele, sì, sì. Ho fatto un breve riassunto, quindi Genova quando ci ha attaccato lo ha fatto per un turno, la guerra è durata un turno, è finita subito, mentre l'impero è la terza volta che perde questo insediamento a causa di ribellioni, vabbè. Abbiamo anche installato un sacco di mercanti che ci forniscono un po' troppi bisanti al turno bonus. Comunque la guerra con i genovesi si è conclusa in un turno, hanno assediato sia Verona che Bologna, gli ho disintegrato gli eserciti, generali inclusi, e gli ho chiesto la pace incondizionata, hanno accettato subito, è durata veramente un turno, ragazzi, proprio una scaramuccia, non era una guerra, una scaramuccia. Niente, a questo punto ragazzi passo tutto, ci vediamo tra poco. Vediamo se si sblocca qualcosa, perché altrimenti inizio a prepararmi per un'invasione sulla quale il Papa non avrà nulla da ridire, dell'impero romano d'Occidente, sì, va bene, d'Oriente, che conosco molto bene perché ci ho fatto una campagna che ho vinto, no, l'ho lasciata a tre quarti, devo invadere l'Italia quella campagna, una campagna che porto avanti io da solo, quindi so dove sono le loro città, e questo è un piccolo bonus, non è che l'ho fatta apposta, l'ho fatto, basta. Sperando che gli assi un pochino più stupidi non abbia le truppe potenti, perché altrimenti sarà una vera lotta, una vera sfida, molto più che battere Venezia, quella di conquistare tutte le loro regioni qua, di conquistare questo impero, perché rischieremo quasi di vincere la campagna, non proprio di vincerla, ma insomma abbiamo 12 regioni su 35 e dobbiamo prendere Costantinopoli. La prenderemo, ragazzi, la prenderemo. Via mare, noi siamo il Regno di Sicilia, Venezia non c'è più, non è più una potenza marittima, quindi possiamo invadere in un lampo la città che sta qui e tutta la Grecia, cioè tutta la Grecia, alla fine c'è tutta la Grecia. Possiamo prendere Macedonia e Grecia veramente con abbastanza facilità. Vedremo comunque. Ci vediamo al prossimo turno. Aragonesi va bene. Non me ne interessa. Ma guarda, me ne posso anche sbattere. Principessa straniera caduta. Oh mio Dio. Guglielmo II d'Altaville. Ottimo lavoro. Gli sei cuccato una principessa. Bravo, veramente bravo. Terremoto. Oh, cazzo. Cosenza. Porca miseria. Ma ha ridotto la popolazione in modo abbastanza drastico, credo. Ha ucciso un sacco di famiglie, ma non ha danneggiato niente, fortunatamente, il che è un po' un miracolo. Fine di una nobile vita. Ah, vabbè, sì, non me ne frega nulla. Ah. Ah vabbè, non me ne interessa, non mi interessa assolutamente, guarda. Ok, da ancora continuare a costruire, vabbè, fammi un fabbro che non fa schifo. Davvero non abbiamo l'addestrato, comandate, questi possono andare qua. Marcia. E ok. Chi vi ha l'assassino. Indicate un obiettivo. E pronto a commerciare. No, 27% troppo rischioso. Dovrei rilevare la okay. Attività di qualcuno, allora, mio signore. Allora, date reati. È un onore servirvi. È morto l'imperatore. Voglio provare a prendermi un rischio. Io, signore, perché sono curioso. Essendo morto l'imperatore, signore, mi fermerò qui. Quello nuovo potrebbe non appoggiare Venezia. Non vi consideriamo un nemico. I polacchi qui. Capitale imperiale. Ho un brutto presentimento. Con che sono in guerra? Ragazzi, i polacchi sono alle porte della capitale? Era questa la capitale dell'impero? Il problema. Perché c'ho un assassino qua? Ah, non lo so. Vabbè. Sì, con discrezione. Mio signore, devo riposare qui. Ragazzi, credo che l'impero non sia messo così bene. Mi fermo qui per la notte. Chi vi ha infastidito? Continuerò domani, mio signore. Io non credo che l'impero sia messo così bene. Riposerò qui, mio signore. Io credo che l'impero sia messo male. È nostro alleato, però. Cacchio. Nobile sire. Sarà da verificare comunque la cosa. Sarà da verificare. Noi
Per adesso loro sono ancora alleati con Genova, quindi io non rischio. Però è da Il verificare questa problema, cosa, qual è il assolutamente. suo nome? A questo punto io penso che si possa iniziare a pianificare un attacco ai bizantini, credo. A meno di andare a vedere come è messo il territorio, come sono messi loro, perché veramente, raga, io inizierei a espandermi nella penisola. Nella penisola greca, perché è ora. È assolutamente ora. Allora, vediamo un attimo. Sì, re. Milano, no, niente. Bisogna che passiamo il turno di nuovo, per forza. Che divertimento questa campagna, tutto d'un tratto che è diventata, mamma santa. Però aspettate, qui abbiamo un castello indipendente, no? Io ragazzi, allora, passo il Qualcuno turno, da poi il prossimo visitare? Non turno vedrò di infastidiamoci a vicenda, prendere d'accordo? delle Non sono stato inviato informazioni qui per parlare. geografiche dai polacchi, che sono anche abbastanza incazzati, e vediamo come è messo l'impero. Se l'impero è messo male, ragazzi, cioè, tradisco, io non tradisco, scusate, se l'impero è messo male, io È attacco un onore Milano, anche servirti. se si rompe l'alleanza. Se l'impero è messo male, gli diamo il colpo di grazia, mi alleo con i polacchi, non è un problema, non me ne frega assolutamente niente. Io sto con il più forte, non con chi mi sta simpatico. E bentornati con una morte di un papa, il nostro, e del terzo papa eletto di fila nostro, che crepa. Vediamo un po'. Vabbè, nuova tecnologia, va bene. Elezione papale. Oh, ragazzi, la stiamo vincendo proprio, eh? E beh, io voto per me. Papa Alberto, suppongo che abbiamo vinto noi di nuovo. Però guardate il regno della Castiglia del Leon. Guardate, guarda, di un sacerdote, eh? Sottratto. Chi ha usato? Ah, immaginavo. Chi vi ha Vabbè, infastidito? non lo. Sto per uccidere. Vediamo un po' se riusciamo a farlo fuori. Il mercante che mi ha ucciso, tra virgolette, non lo redestro neanche. Non c'era nessuna risorsa utile raggiungere l'interesse. No! Avevo fallito Occupati di l'uccisione. una persona o di un luogo. Informazioni Vorrei che diplomatiche soffra. hanno dichiarato di essere alleate. Sono in guerra tra loro. Ah, Pisa, ma non erano già in guerra. Ben uguale. Sono state rimesse alla Chiesa, la Polonia, la Norvegia. Resoconto di fine turno è questo. Annuncio di fazione, fine di una nobile vita, emissario Bayer. No! Il problema. Qual è il suo nome? Dovevi Sì, crepare mio tra un signore. turno, maledetto. Porca Chi vi ha miseria. infastidito? Cacchio, Mio signore, tocca. Però devo mi serve. riposare Uno qui. che esplori là mi Continuerò domani, serve. mio signore. Quindi ho bisogno di un emissario. E di una spia. Voilà. Allora, io ragazzi voglio attaccarmi. Io voglio attaccare Milano però. I vostri Cosa ordini, nobile facciamo? signore. Io mi sono allenato con i tedeschi. All'oscuro del fatto che loro fossero alleati proprio con i genovesi. Maledetti. Nobile sire, è un onore servirvi. Questo è un problemino che può diventare problemone. Allora, qui che abbiamo? Sì. Si stanno Sì. facendo l'esercito. Ho bisogno di I un vostri generale. ordini, nobile No, ho signore. bisogno di un generale che sia fedele, però. Questo mi tradisce subito. Come lo tiro fuori dalla città? Ma non sono fedeli. Verona mi si può ribellare da un momento all'altro. Nobile sire? Questo che invece si chiama proprio Drengoccia, 3 di fedeltà. Ma porca di una miseria. No, Sì, no, non sire. posso lasciare Nobile questi due sire? al È governo un di una onore città. servirvi. Esercito, rientra a Sì. Verona. Questi Nobile sire, è un onore sono. servirvi. Sono pericolosamente a rischio, non Nobile posso sire? lasciarli qua su.
In realtà non potrei lasciare così neanche lui di bassa villa. Sì, sire. Devo assolutamente mandarli a Palermo. Marciamo. Sperando che nella capitale aumentino un po' la loro fedeltà. Uomini, ci fermiamo. Sì, sire. Alfonso Altavilla. Oh, un nobile Altavilla. È ben accolto al nord, signore. Venghi pure su. Nobile sire. Giacinto il pazzo, dinastia Drengo, è molto fedele questo. Ed è un Drengo. Ha bisogno di stare nella, hanno bisogno di stare nella capitale di Drengo. È un onore servirvi. Questa è dinastia Drengo e c'ha comunque ottime, un'ottima fedeltà. Mazza, però ci sono più Drengo che Altavilla. È un onore servirvi. Qui invece abbiamo Ottobon Infanti, che non è di nessuna famiglia particolare, è molto fedele però. I vostri ordini, nobile signore. Anche lui non è di una famiglia particolare, però è abbastanza fedele. Sì, a Bari abbiamo invece una dinastia bassa villa, abbiamo tre di fedeltà, però dai, finché va così va bene, dai. Va abbastanza bene. Chieti. I vostri ordini, nobile signore. Abbiamo un Drengo. Ci sono un sacco di Drengo, ragazzi. Sire. Ah, cacchio. Ma che re è questo? Porca miseria. Cioè. Ma che re sei? Non hai autorità. Nobile sire. E guardate invece questo quanto è suo figlio. Guardate quanto. Ordini. Quanti anni ha? 60. Io spero che muoia presto. Cerchiamo di portarlo a Palermo. Una splendida posizione. È un onore servire. Giacinto il pazzo di dinastia Drengo. Vieni a Napoli. Nobile sire. Sì, sire. Sì. Altavilla, ti portiamo a Venezia. Luci. A Venezia. Fate campo, uomini. È un onore servirvi. Che miseria. A questo però c'ha due di fedeltà. Invece c'è proprio personaggi che. Zero porto zero. Questo è un problema. Questo è un problema perché c'è proprio dei generali. Sì. Questo è molto fedele. Molto fedele. Emiro di Palermo, però. Questo qui deve stare a Palermo. Ho fatto una nobile cacchiata. Sire, questo mi deve stare a Palermo. I vostri ordini, nobile signore. Dinastia d'Altavilla. Tu, questo qui lo facciamo andare a Venezia. Questo qui rimane a Venezia. Cioè, è al massimo della fedeltà, ragazzi. Non, è non un posso onore chiederti servirvi. Più. Vai pure uomini, a Venezia. Ci fermiamo. Sì. Te vieni a Palermo, cocco. Perché te sei una cosa scandalosa. Sei il re. Avanti, e non hai così. Autorità. Sei il re. Invece di qua, bene o male, ce la si fa. Sono questi i tre generali senza proprio alcun tipo di fedeltà. Continueremo alle prime luci. Quindi io, ragazzi, starei fermo. Passiamo di nuovo il turno e ci vediamo al prossimo. E a sto punto io non so a chi affidare. Realmente, ragazzi, non so a chi affidare. Ordini. Questo è molto fedele, facciamo così. Tu vai a Venezia. Continueremo domani, mio signore. È un onore. Alfonso sentire. Altavilla avrà il compito di condurre anche 25enne, quindi è giovane, può starci molto qua. Ha il compito di intraprendere la campagna della Grecia. Ah, per forza, sennò. A chi lo faccio fare? C'ho generali che potrebbero tradirmi da un momento all'altro. Lui deve stare qui a Verona perché è il marchese di Verona. Situazione complicata, ragazzi, a livello di generale, perché se un generale tradisce ed è al comando di un'armata, questo quel maledetto si porta dietro tutta l'armata. Sì, in Altavilla sono forti ad Ancona e i Drengo sono dappertutto, però. Nobile sire, ho 30 anni e tu invece ne hai 32. Ordini, nobile signore. Mi servirebbe uno che va a Spoleto. In realtà, continueremo alle prime luci. Tanto col papà siamo alleati, quindi non penso che gli dia problemi. Niente, ci vediamo al prossimo turno, ragazzi. Mamma mia, è veramente gestionale questa campagna a questo punto.
siamo stabili così e non riusciamo, dobbiamo gestire proprio il regno internamente. Eccoci qua tornati ragazzi, ho fatto passare un po' di turni perché proprio non potevamo fare niente, eravamo bloccati, non accadeva nulla. E in questo turno ho ripreso la registrazione perché è morto il nostro re, pace l'anima sua. Sì, sire. Non sì. È stato un cattivo re dopo tutto. Fate campo uomini, ci fermiamo e qui. Niente, adesso... È un onore servirvi. Stiamo portando i... Nobile sire. I generali possibili disertori. A Palermo e vediamo cosa ne esce. Ermanno il Tirchio non ha autorità neanche lui. Porca miseria, lui a cosa, a chi o a cosa è legato? Ancora niente. Male. È un onore servirvi. Male. Niente, per il momento con i generali rimaniamo come siamo in questo momento. E tra un po' direi anche di far finire il gameplay. Ma i vostri ordini. Praticamente non abbiamo fatto niente, ragazzi, niente. E Milano è... Eh? Milano è dei francesi. Vabbè, non pesa loro. A seguito degli ultimi avvenimenti, ordini. Direi di fare questa cosa. Signore, sì. Ce ne sbattiamo del nord Italia. Iniziamo l'operazione. Disegno la rotta, mio signore. Fuori non bizantini. Possiamo procedere oltre, mio e signore. Qua addestriamo qualche truppetta. Ok, facciamo così. Anche per forza. Magari anche qualche cavaliere per forza, non possiamo fare altrimenti. Delle guardie normanne, addestriamo qualche truppa, abbiamo un esercito a Pola che ci para il di dietro. Naturalmente. Rimettiamo un po' di truppe là e siamo anche spesso sotto con il denaro, nonostante guadagniamo uno sfottio al turno secondo il gioco. Allora, niente, a questo punto facciamo passare un'altra volta il turno. Eppure io con i mercati, ragazzi, sto guadagnando, sto facendo. Strano. Dovrebbe essere il primo duca di Spoleto. E così è. Niente, ragazzi, abbiamo dei re che non sanno governare. Ditemi voi se sapete qual è un modo per far aumentare l'autorità, se il re deve stare nella capitale oppure sì, deve sì. Combattere, ditemelo, non sono un espertissimo supremo di Baldon Crucis, quindi se qualcuno sa più di me, sì, ben venga, signore. Datemi dei consigli, fatemi evitare di compiere errori madornali anche, perché non mi fido di quella pochissima fedeltà, troppo bassa. Salviamo intanto. E ci vediamo al prossimo cambio turno, che sarà l'ultimo. E poi ci rivedremo al prossimo episodio, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, per l'ultimo cambio turno. Niente, adesso rimaniamo così. Milano e dei francesi. Loro sono non cattolici. Quindi non rischiamo neanche la scomunica dal Papa. Per una guerra con la Francia, due guerre su due fronti. Bordelli veramente. Quindi io adesso ho delle relazioni decenti, ma ho un'economia che non regge più nulla, non ho capito perché. E Siracusa può essere addirittura evoluta in una cittadella, ma 14.400 bisanti, ragazzi, non so dove cacciarli fuori, quindi lasciamola stare per adesso. Pregando che la situazione migliori. Non siamo messi troppo bene. Le costruzioni procedono, l'addestramento delle unità procede, ma va tutto estremamente a rilento. Una cosa un po' eccessiva. Vedremo cosa ne scappa fuori. Per adesso i francesi non mi creano troppi problemi, non mi destano tanta preoccupazione.
Speriamo bene, ragazzi, perché fino adesso abbiamo giocata veramente bene la campagna, ce la siamo gestita bene. Mio signore. Siamo stati furbi, però non si sa mai. Qua i Mio tedeschi non signore, capisco come salute, sono messi. buon amico Vorrei dell'impero. soltanto. Non è tale da poterci Come qualcos'altro? no? Molto bene. Vi ho Auf pagato per Wiedersehen. 5.000 turni e non neanche le informazioni geografiche mi volete dare. Però guardate quanto è grossa la Polonia. E qua chi c'è? La Norvegia, ragazzi. L'impero tedesco è finito praticamente. Non è un'impressione, sono veramente messi male. Ai vostri ordini. Mamma mia. E niente, ragazzi, una campagna. Una campagna che si complica. Abbiamo sistemato i generali. Gli edifici continuano ad andare avanti, ma è tutto molto molto rilento. Abbiamo un re che si sta dimostrando degno di essere tale, però. Eccolo, eccolo. Eccolo qui. Questo è un buon re, questo mi piace. Allora, facciamo. Facciamo un mulino a vento, dai. Niente. Adesso, a questo punto vedremo di Sì. iniziare a conquistare l'impero bizantino se tutto va come deve andare. Nel frattempo ci stiamo rifacendo un'armata a Verona. E vediamo cosa fa la Francia. Genova è alle strette, molto. Venezia non la sta facendo fuori nessuno, il che mi preoccupa. E poi è bello che c'è un sacco di truppe, ma com'è possibile? Dove le prende? Ha due città. Una è Io sono un sguarnita. soldato, Guardate quante Ulfric, truppe state ha! parlando con me? Come fa? Io sono un soldato. Che Dio vi benedica, nobile Dove signore. le prende? Non ha nessun castello. Non capisco. Venezia poi la dobbiamo far fuori, quindi prima o poi la dobbiamo ciucciare. Venezia. Deve cadere Venezia, deve capitolare prima o poi. Sì, c'è qualcosa che posso fare per voi, nobile signore? Non possiamo proprio Non accettare. mi Alla prossima stupisce. volta. Bene, ragazzi, allora per questo episodio di tutto mi dispiace se è stato un po' palloso, ma non ci posso fare nulla. La situazione è uno delicata, due complicata, anche è un po' un bordello. È tutto troppo calmo e quando la situazione è calma Un onore. bisogna stare Vada. attenti perché vuol dire che è la quiete prima della tempesta. Dobbiamo fare le mosse proprio precise, precise, non dobbiamo sbagliare perché come commettiamo un errore alla fine. Ragazzi, grazie per avermi seguito ancora una volta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.